cena, ieri abbiamo visto una pasta semplicissima fatta con farina e acqua, oggi abbiamo una pasta più pregiata, forse la pasta più lavorata in generale, quella che è la pasta ripiena. Il must della pasta ripiena non lo posso dire, nel senso che ognuno avrà il suo, però sebbene sia emiliano mi tocca dire che il tortellino probabilmente lo conoscono in tutto il mondo, oltre a... cioè, poi tramutato che diventa pasticciato, pasto, non lo so, però tortellino, cioè è una scienza infusa saperlo fare, giusto? Allora, pasta ripiena, farina e uova. Uova intere, un uovo, circa il peso dai 50-60 grammi, 100 grammi di farina, generalmente. Allora, è la ricetta classica della pasta all'uovo ottenuta con farina e uova, poi ultimamente ho trovato ricette o disquisizioni e va bene perché si può fare un chilo di farina, 36 polli, 24 polli, 10 uova intere, 5 uova intere, 15 tuorli. Il tuorlo è grasso per la maggior parte, vado a tenere un pasto più morbido, più quando lo uso. Ad esempio, i taglierini piemontesi sono fatti quasi con tutto tuorlo e quel taglierino lì viene usato molte volte solo per mantecare con del tartufo, per dare un'esaltazione maggiore a quel tipo. Potete fare la pasta all'uovo anche solo con l'albume, rimane bianca, l'albume è proteina, lega, si riesce a tirare ugualmente. Non è detto che obbligatoriamente, come diceva prima Sergio parlando della frolla, che le uova le possiamo sostituire o si possono fare ricette diverse, diciamo che la ricetta esatta, sicura, c'è a seconda di quello che devo preparare. Allora, per la pasta ripiena, la pasta va tirata un pochettino più sottile perché io poi la devo raddoppiare e chiudere. Le chiusure sono infinitesimali, a partire dal classico raviolo, quadrato, il tortello, gli agnoloni, i tortellini, i cappelletti, i cappellacci, le caramelle, chi più ne ha più ne mette, potete inventarle, non c'è un, cioè nessuno ce lo vieta. Generalmente uova e farina, anche qui posso aggiungere un pochettino di semola. Noi oggi facendo due uova, voi ed io, quindi facciamo una sfoglia piccolina, generalmente la sfoglia di due uova è una sfoglia che si dovrebbe riuscire a gestire, e vedrete com'è diversa tirare la sfoglia rispetto a la pasta ieri che era più elastica, più morbida dello strozzaprete. Piccola divagazione, posso fare delle paste colorate, aggiungete una purea di verdura, spinaci, rapa, concentrato di pomodoro, carota, posso aggiungere delle erbe aromatiche tritate. Se provate a fare delle tagliatelle con un mix di erbe tritate che magari avete nell'orto o avete sul balcone, per chi sopravvivono, perché io manco lo smarino, niente vero, e viene una pasta molto profumata che condita anche solo con del pomodorino fresco, buonissima. Quindi la pasta possiamo colorare con nero di seppia, con una crema di olive, e nulla vieta, naturalmente aumentando un liquido, perché io vado ad aggiungere lo spinacio bollito, strizzato, oppure anche la rapa, aumenta il liquido, diminuisco le uova. Il bilanciamento del 50% dei liquidi rispetto alla farina bisogna sempre mantenerlo. A volte si va a occhio, a volte si pesa, ma non è mai preciso, perché dipende la farina che usate, quale di semola che mettete, dipende, faccio gli spinaci, li cuocio io perché ho quelli freschi, li strizzo e poi li strizzo meno della volta prima, c'ha più liquido che ancora più farina, ok? Allora, anche qui, come si impasta? Farina fontana, abbiamo preparato per tutti quelli che seguono delle preparazioni, e avete 200 grammi di farina, una farina zero normalissima. Un pochettino di semola, come dicevo, la possiamo mettere, ma visto che abbiamo lavorato nel piccolo,
farina fontana, buco al centro, basso e largo, e rompete le uova, le rompete al centro, ok? Attenzione, quello che dicevamo prima per le uova, l'uovo non deve andare mai a... No, a volte vedo delle uova appoggiate sopra la farina. No, l'uovo si tiene a parte, non lo mettete a contatto con gli altri ingredienti che andate a utilizzare, ok? Poi, con una forchetta si comincia dall'interno. Se per caso avete... Se per caso avete... dovete farla colorata, vi consiglio di, col mini pinner, frullare insieme il prodotto che dovete utilizzare, tipo lo spinacio e le uova insieme, viene più omogeneizzato. E fate attenzione quando usate le verdure o le erbe aromatiche a eliminare bene quello che è il ramettino a quello che è la crosta più grossa, perché quando andate a tirare la pasta, se quel prodotto non è frullato bene, non è fissato bene, vi ritrovate che quando andate a tirare in quel punto fa il buco, quindi deve essere mixato bene. Oltre alle puree si possono aggiungere farine diverse, oppure per esempio del cacao. Una tagliatella al cacao con della cacciagione che sta benissimo. Il cacao ha un sapore neutro, non è dolce né salato, e dipende da come lo lavoriamo. Così come a volte unire oppure mixare le farine, aggiungo un terzo di farina magari d'avena, faccio un prodotto diverso, posso usare, esempio, i pizzoccheri che sono fatti con il grano saraceno, quindi la lavorazione della pasta mi dà tanta possibilità. Con la forchetta, rompendo dal centro, si comincia a tirare sulla farina dall'interno, quindi la forchetta ci aiuta per rompere bene le uova. Se ne fate un grosso quantitativo, potete impastare anche in macchina. Non ci sono grosse controindicazioni, però se le impastate in macchina con il gancio, generalmente, fate attenzione poi a non snervare eccessivamente la pasta. In che senso? Le piccole impastatrici di casa, per il tempo, cioè, essendo molto stretto non prende molto aria, quindi se continua a girare, quindi ce la faccio girarsi perché non è bella liscia. Attenzione, perché quando pulisci si togli solo la parte esterna, quindi di conseguenza una volta che è pronta, che è raccolta, la ripassi di passare a mano, non c'è bisogno di farla ripassare troppo tempo in macchina, perché tende proprio poi, si snera, cioè perde quel minimo di elasticità che ci serve. Rispetto a un lavoro a mano in macchina dovrà riposare un pochettino di più, ok? Allora, una volta che arrivo a questo punto si va di mano, sempre con un raschietto, con un tarocco, vado a staccare, si cerca di fare un lavoro pulito, di raccogliere su tutto le farine e vado a ad ottenere la pasta, poi va impastata sino a quando risulta bella liscia, ok? Allora, nel frattempo vi do due ingredienti, siccome me l'avevano chiesto in 2 o 3, per quanto riguarda la farcia. Oggi noi faremo dei cappellacci, quindi il formato di una pasta grossa, dove io non ne do 12 o 13 a testa, ne do 3 o 5, rispetto al formato. Quindi, uno, perché è più semplice lavorare su un formato grande per capire la chiusura per le prime volte, ed è sicuramente più veloce, ok? Allora, io qui questi cappellacci sono fatti con all'interno, nella ricotta, dello squacquerone, un po' di parmigiano, guarda, prendi la grattugia anche un po' di parmigiano reggiano, e la guarda, ti appoggio con un vassoio. E quindi ho, vi dicevo, all'interno dei formaggi morbidi, cremosi, uso lo squacquerone, che è un formaggio tipico qui della nostra parte, generalmente viene usato per farcire le piadine, però messo all'interno di una farcia lo lascia molto dolce, e in abbinamento metto anche un po' di ricotta per legare, perché altrimenti quando è cottura tende a sciogliersi molto, si fuoriesce, voglio invece che abbia un attimino di struttura. Non uso le uova all'interno perché non voglio che indurisca troppo, perché l'uovo nel momento in cui può
cuoce, si coagulano le proteine, lega, quindi rimane un pochino più compatto. Quindi faremo ricotta, squacquerone, un po' di parmigiano e si può aggiungere un po' di formaggio di fossa. Il formaggio di fossa è, penso che lo conosciate, è tipico qui del territorio, è un formaggio piccolino generalmente che viene fatto da vino, prende la forma, poi viene messo a stagionare per diversi mesi sottoterra in delle grotte più facili, chiuso dentro dei teli di juta e con le pareti rivestite di paglia. Addirittura a novembre, quando si aprono le fosse, c'è proprio una serie di eventi che vengono fatte nei confronti, e ci sono solo due o tre posti dove viene diciamo prodotto, perché bisogna avere delle caratteristiche. Vedete che la pasta ha raccolto. Voi come va là? Ci siete? No, sono un po' farina nel piatto, no? No, io invece un po' di meno? Allora, se adesso passo e vediamo. Allora, una volta che l'avete chi è riuscito a impastarla è diventata liscia, la mettiamo da parte coperta con la pellicola. Allora, vediamo che va lavorato un altro po'. Allora, gli scarti che abbiamo sul tagliere li eliminiamo, questi non riusciamo a raccogliere più, giustamente accorgiamo. Va bene, ci sta. La metà è nuova, la metti di braccio. No, quando arrivate a questo punto, scusate, quando arrivate a questo punto, queste briciole, le vecchie, si eliminano, perché se tu le fai anche incorporare, non viene omogeneo il rovino della pasta. Se io tiro la pasta che ha i puntini, che ha i grani, che come dicevamo prima, quando poi la vado a tirare si rompe, e allora la pasta comunque non va bene. Quindi, ok, togli questo, impastate il pacchetto, dare un punto. Va bene, guarda. Non è questo, non è che a pallottolo, è un pasto, adesso ve lo faccio vedere qua. Quindi dall'esterno prendi la pasta, la porti all'interno e schiacciate contro il tagliere. Ok? E questo. Ieri dicevamo leggermente le gambe verticali, io ho l'abitudine di stare una gamba avanti e una gamba dietro e quindi mi schianto sempre in fianco, però ed è un lavoro non solo di polso ma di spalle. Adesso abbiamo due uova, pensate 15 uova, io non so come fa la mia mamma, e mia mamma tira 15 uova alla volta, fa un lenzuolo, non lo so come fa. Potevo portarla e darci una dimostrazione, veramente pazzesca. È bravissima. Ecco qua, a questo punto la facciamo riposare per forza, minimo ci vorrebbe una mezz'oretta, noi andremo più veloce perché deve un attimino rilassarsi, ok? Vediamo un attimo la faccia. Quando voi ci siete, che è pronta, con la pellicola facciamo come ieri, la copriamo e la mettiamo in un angolo del tagliere. Nel frattempo vi pulite il tagliere, buttate via tutti gli scarti e vi prendete un pochettino di farina pulita, va bene anche uno ogni due, per utilizzarla come spolvero dopo quando si lavorerà col mattarello. Ok? Allora, la pellicola si può sufficiente. C'è la pellicola? Ci abbiamo la pellicola. Allora, faccia, se volete ve la dico velocemente, 150 g di ricotta, 150 di squacquerone, sì, poi la passerò, 50 di parmigiano, 50 di formaggio di fossa, sale e pepe nero. Le percentuali, non hai lo squacquerone, puoi mettere un altro formaggio, cioè potete, nelle facce delle paste ripiene, potete veramente inventarvi o essere legati ai prodotti che avete nel vostro territorio o quelli che vi piacciono, ok? Allora, io qua ne preparo, non preparo quella dose che è una dose per 4-5 persone, ma vado a fare il quantitativo 10 volte tanto. Lo mettiamo.
poi grattugiamo anche un po' di formaggio di fossa. Allora, il formaggio di fossa è forte, è bello carico, quindi se non vi piace lo potete sostituire con un altro pezzino. La ricotta invece è di mucca? Allora, anche lì questa è di mucca, però nulla vieta di averla più carica, usate una anche di pecora, è più carica. E taglio un pezzo per questo. Mi sentite o volete che provo? Così loro saranno più silenziosi, altrimenti dopo, guarda, puoi fare, allora tagli un pezzo un po' più grosso, altrimenti, allora, il formaggio di fossa che qui dalle nostre parti ha avuto molto una tutela, c'è stata tutta una lotta in un certo senso, io lo conosco da sempre perché il mio papà era di Sogliano, del paese dove ci sono le fosse, perché le fanno a Talabello, al confine con le Marche, e Sogliano Municone, che è qui nell'entroterra sopra la Cesena. La mia famiglia da parte di mio babbo erano, coltivavano la terra, avevano qualche animale, avevano le fosse. Le fosse hanno un, non erano loro perché erano a mezzadria, quindi non erano fondamentalmente proprietari di niente, diciamo, però lavoravano, quindi il formaggio c'era sempre perché lo facevano loro e lo conservavano. Fin dall'antichità le fosse era un metodo per riuscire a nascondere alcuni prodotti a quelle che erano le razzie in passato, quindi sono nate un po' per sbaglio, come dire. Quindi le fosse venivano utilizzate per mettere via, cioè non era una cosa studiata, nata un po' per caso come tutti i prodotti di coltura, poi al giorno d'oggi invece è diventato un prodotto a tutela e io sono cresciuta sin da piccola, ho sempre abitato a Rimini, proprio lì nel periodo che si aprivano le fosse, mio babbo gli piaceva molto, si andava al paese a trovare magari gli amici, i parenti, si comprava questo formaggio, non c'era sottovuoto, quindi c'era sto pezzo di formaggio che girava per delle settimane con delle oleostate quando tu aprivi, che ho detto, io non l'ho mai amato personalmente, l'ho riscoperto dopo in piccole quantità, perché all'epoca si mangiava così con un po' di pane o un po' sulla pasta, adesso si fanno i ripieni, si fanno delle salse, si mette sulla carne, si fa gratis, cioè la cucina è invenzione. Guarda, con un pezzo grande riesci meglio, puoi farlo anche dalla parte leggermente più grande. Ok, guarda, aspetta, a volte può succedere che abbia delle macchie o delle venature, non è niente. Ok, diamogli una pulita, non ci sarebbe neanche bisogno perché viene mantenuto dietro. Quindi vi dicevo, ricotta, squacquerone, un po' di parmigiano, un po' di questo formaggio di fossa, sale, pepe nero, se immaginate un momento meglio ancora. Perché poi questo cappellaccio o tortellone, potete fare con un formaggio diverso, ma il cappellaccio su presta è anche bello, e lo salterò in padella con spicchio d'aglio rosolato, guanciale abbondante fatto diventare croccante, si aggiunge un pochettino di acqua di cottura, la pasta e il pecorino, io ho fatto un po' di pecorino e un po' di formaggio di fossa, perché tutto il formaggio di fossa a mio giudizio è troppo, ok? Quindi è una e pepe nero, quindi è una pasta saltata, non ha una salsa vera e propria, è una salsa che si fa rosolare mentre cuoce la pasta, ok? C'è qualche domanda? Guanciale, anche qui, cioè guanciale in padella, io ci ho messo uno spighetto d'aglio, qui abbiamo l'aglio fresco, quindi è buono, anche qui lo potete lasciare a secchetti o togliere, oppure usare la scarogna, insomma, però qui ci sta bene, infatti lo posso dare bene, saltato velocemente, mentre salta metto i due pecorini, qui abbiamo grattugiato i due pecorini, anche a pezzi un po' grossi, va benissimo, perché col calore tendono a sciogliersi, quindi si fa un pochettino di crema. L'importante, quando salto, usare un pochettino di acqua di cottura perché mi aiuta a legare. Quando si sa, allora,
due cose sulla pasta mentre riposa 5 minuti, che sia una pasta di semola, quindi lo spaghetti o la penne, che sia una pasta fresca, è preferibile saltare in padella. Padella dove io metto la salsa, il condimento, se faccio una salsa come questa la faccio direttamente in padella, se faccio aglio, olio, peperoncino lo faccio lì. Quindi cosa si fa? Si fa evaporare l'acqua in eccesso, c'è una riduzione della salsa, si lega di più con la pasta e usando quel liquido di cottura della pasta dove all'interno dell'acqua c'è l'amido, io gli vado a reintegrare l'amido. Adesso c'è con questa moda di risottare la pasta. Te cosa dici? Cioè... Bravo! Non è d'accordo. E anch'io. No, perché? Ascolta, io risotto faccio risotto, la pasta faccio l'acqua. Perché devo fare il risotto con la pasta? Senza scelta. Ma se tu la sali, allora tu devi cuocere la pasta nell'acqua, tutti hanno un aumento di volume, un assorbimento dei liquidi diverso, un'idratazione di quel composto che è diverso. Dimmi Sergio, no? No, io lo dico, per me è una cagata, diciamo il termine. Non ho detto una parolaccia, però voglio dire, ma non perché è da sempre che è così, ma perché c'hai, è un impasto di farina e acqua che viene fatto sottare, poi hai bisogno di ridatare. Se tu lo fai in padella non avrai mai una quantità di liquido tale e poi un movimento, cioè quando io la guardo con trasparenza, se avessi una pentola di Pyrex, vedrei che c'è un movimento della pasta che è dato dalla ebollizione dell'acqua, quindi c'è anche questo che aiuta. Quindi tu cuoci la pasta nell'acqua, la tieni 1-2 minuti indietro e finisci la cottura in padella di bene, che così arrivi a quel punto in cui l'acido si è ridatato, quella parola lì. E quindi quando vado poi a far tirare la mia salsa assorbe. Quindi se tu la cuoci gli ultimi 2-3 minuti in padella, il condimento bello carico ce l'hai ugualmente. Quindi io personalmente non mi ho provato, non è piaciuta. Dimmi. Ah, allora, chi vuole? Allora, oggi il coltello verrà utilizzato per una battuta all'asta. Se volete assaggiare un tortello, un biglietto della lotteria. Se no, non mangiate. Bravo. Mi volevo dire, ha fatto le due. Grazie. Le sollecitazioni. Abbiamo da fare un po' di biglietti in più. Se ci riusciamo è meglio, perché diamo una mano di più a questi ragazzi. Tutto qua. Quindi chi può l'estrazione la facciamo a pranzo, quindi lo sapremo ora chi vince. Abbiamo un po' più. Anche io lo devo comprare, mi raccomando, due biglietti per me. Posso fare una domanda? Certo. Che non c'è niente con la cucina, tu come tieni la tagliere, il mattarello? Tagliere con un raschietto, non con un coltello, perché se... Allora questo è molto vissuto e molto lavorato da tanta gente e quindi a volte mi succede, però chi con un coltello fa questo oppure fa questo o con i raschietti di metallo con la punta, lavorando con i ragazzi a volte, e poi non sono molto diplomatica, mi si rizzano i capelli, perché se io il tagliere lo rigo mi rimane il segno, lo stesso col mattarello. In caso di necessità che lo devo lavare, perché lo devo un po' pulire, lo lavo, lo asciugo molto bene, lo faccio asciugare. Ma oggi solo acqua tiepida? Sì, cioè alla farina, alla fine più farina, cioè bisognerebbe avere un tagliere per la pasta e poi quando lavori le paste colorate a volte può succedere che si macchi, allora ecco per quello che a volte lo lavo un po'. Allora se cominciamo a fare questo discorso, teoricamente in cucina non puoi usare neanche il legno, allora impasto sull'acciaio, ma non puoi usare più il marmo, cioè è vero, sì, però lo stesso anche il mattarello con queste vado a pulire, no? Oppure una paglietta asciutta, una spugna asciutta, vedete, vedete quelle che gratano leggermente, si passa, viene via uno strato, poi quando comincia a essere consumato, se si ha uno di legno, questo è un legno medio, non è niente di che, però ci sono quelle
belle robuste che si possono anche piallare o altrimenti si sostituisce. Una cosa che io adesso qui non ho, esistono qui da noi dei, come dei piccoli taglierini stretti e lunghi che si mettono qui, perché io lo uso per quando devo fare il taglio, perché il mio qua è tutto consumato, pure di tagliare tagliatelle o tagliolino, qualsiasi altra cosa, perché questo qui è quello di casa, che quindi a volte lo sposto, lo giro, e di conseguenza succede che la mia mamma all'epoca non ce l'aveva qua, aveva il buco, tirava qui perché qui aveva il buco, furia di tagliare col coltello. Sicuramente qualche piccola cosa in percentuale di questo legno ci finisce dentro, però non so se è meglio quello dell'antiaderente che mi bagno o il tipo di legno. Era più caldo per sapere come lo tieni. La pulizia, sì, raschiato bene, pulito, se c'è necessità, perché si può sporcare, si può cavare, non lo lavi tutte le volte, non uso il detersivo, perché poi assorbe, ok? Allora, stavano dicendo, Vi dicevo di saltare la pasta, quindi personalmente vado a finire di cuocere la pasta in padella con la salsa per tirarla. Se io faccio la pasta e ci metto la salsa sopra, ho un gusto diverso, cioè la pasta non saltata ha una consistenza completamente diversa, ok? Allora, a questo punto qui ci mancava solo, adesso tu con le tue belle manine, questo qui lo potevamo fare anche in una impastatrice con una gancio a foglia. Adesso c'ho il mio valido aiutante, well, perfetto, e andiamo di forza di braccia, andiamo a impastare. Nel frattempo mettiamo, cominciamo a tirare la pasta. Mi servirebbe sale e pepe, l'avete visto? Posso prenderlo, Sergio? Grazie, buono lei. Sale, fate attenzione, perché abbiamo il pecorino che il formaggio di fossa, non so se l'avete assaggiato, lo assaggerete, chi compra chi è bello saporito, quindi un po' glielo mettono senza esagerare. Anche perché noi usiamo il sale in diversi punti. Usiamo il sale dell'acqua, poi posso correggere il condimento quando ce l'ho in padella, però se devo aggiungere il sale nella padella, non all'ultimo quando sto per servire la pasta, assaggiate all'inizio, tenete conto che se c'è del liquido evapora ma il sale rimane, però se vi serve scondito aggiungetelo lì, così si scioglie, perché deve avere il tempo materiale di sciogliersi. Allora, siccome i nostri sfoglini sono partiti, loro guadagnano sul tempo, vogliono vedere chi ce la fa prima. Sì, finisci le mani, li raccogliamo qui, dopo poi lo assaggiamo, vediamo com'è il, se è giusto di sale o no. Allora, la pasta, quando siete alle prime armi, un po' di farina, la spolvera, la posso prendere? Allora, vi dicevo, abbiamo il, se fate, come dicevamo ieri, se avete una grossa quantità, arrivo, dividetela in tante piccole palline in base a come la dovete lavorare, che, perché se io lascio riposare tutta la pasta, la taglio, faccio la pallina, devo aspettare di nuovo che riposi, perché l'ho manipolata, come succede con i pasti lievitati, cioè non è che tutte le volte che io la impasto devo aspettare un attimo per farla rilassare, lo stesso con questa. Allora, io qui due uova, diciamo è la misura media per partire, per iniziare, per impararla, schiaccio la mia palla, comincio col mattarello come abbiamo fatto ieri, ma qui dopo vedete che cambia, schiaccio dal centro verso l'esterno. Siccome la quantità di questa farina e uovo è abbastanza morbida, dovrebbe essere abbastanza semplice farla, anche perché io ho necessità di fare una pasta sottile e di fare una pasta che rimanga morbida, perché quando la devo andare a chiudere devo raddoppiarla e mi si deve sigillare bene. Noi, nel caso in cui la pasta si è asciugata, usate troppo farina, la chiacchierate troppo, animali, ehi!
si lavora di braccia, silenzio. Allora, se vi si asciuga, c'è chi ha l'abitudine di usare un uovo sbattuto. Personalmente, provando, preferisco inumidire con un po' di acqua, perché quell'uovo sbattuto, quando lo vado a cuocere, mi lascia un leggerissimo strato più duro, perché l'uovo rassoda e ho sotto i denti una sensazione diversa. Cioè, qui è una divagazione, ma non è, però io lo dico. Nel senso che se dobbiamo vedere anche tutte le varie preparazioni, allora, dicevamo, schiacciate dal centro verso l'esterno e gli date il famoso quarto di giro, ok? Quando arrivate ad allargarla abbastanza, alcuni di voi vedo che ce l'hanno già abbastanza larga, ragazzi, quando è abbastanza larga, posizionatela nell'esterno e fate cadere un po' meno della metà della pasta esternamente, che già col suo peso la tiene lì, e lavorate su metà pasta. Vedete? E a questo punto lo giro. Ok, adesso ancora non è proprio grande come dovrebbe. Bisogna cercare di arrivare. Quando arrivate che comincia a essere abbastanza larga, adesso qualcuno di voi ha il mattarello un po', cioè il tagliere un po' piccolo, quindi farete un po' più fatica. Potete usare sempre la semola, però io ho notato questa cosa. Se faccio una tagliatella, una pappardella e faccio la uso la semola, va bene, perché me l'asciuga molto, quindi non devo aspettare troppo tempo quando la devo andare a tagliare. Se devo fare un raviolo, un tortellino, un cappelletto e ho bisogno che la pasta rimanga umida, usate la farina normale, 0 dopo 0, anzi se avete manitoba no, perché ho bisogno che rimanga umida, perché la devo chiudere per il discorso di prima. Sergio, mi assaggi il sale? Quando arrivate a questo punto, guardate, la rotolate la pasta, guardate ragazzi, su se stessa e cominciate a fare di questo. Io mi sono girata un po' in vostra posizione. Da una parte la rotolo e vado col palmo, non con le dita perché la rompete, col palmo della mano a schiacciare sulla pasta. Vedete? È questo. Naturalmente la srotolo e lo faccio nell'altro quarto. Praticamente qualsiasi operazione fate sulla pasta lo dovete fare 4 volte per rispettare il discorso del cerchio. E qui usate la farina, se no vi si attacca. Vedete? Comincia ad allargarsi. Guarda se c'è un sacco. Non ho ancora chiamato. Qui ci siamo quasi. Adesso faccio un giro da voi a vedere. Allora. Allora, posso fare un giro a vedere come siete messi voi? Qui è quasi a posto. Quando comincia a essere larga, può fare qualche piega. Bisogna cercare di tirarla. Vedete che è elastica? Io poi oggi qui ho usato una farina da pasticceria, neanche la farina più giusta, ma si riesce a fare ugualmente. Allora, qua ci siamo quasi, Rita. Senti, senti, qua. Allora, la regola, lei mi dice se
teoricamente qui ci siamo quasi, oggi non siamo, è vero, eh? Lui comprerà 4 biglietti della lotteria, delle strisce saranno 5 centimetri, 6, 8,
dovrebbe... Ok. Questa me la appoggio qui che la taglio dopo. E poi faccio la stessa cosa. Allora, gliene do uno a loro. Guardate, la misura di quello che dobbiamo tagliare è questa. Glielo passate a loro. Do un quadratino che è leggermente più grande che lo uso. Se non sono perfetti li ripassate. Potete lo posto. Un quadrato grande. Allora, abbiamo il quadrato di pasta. Fermatevi un attimo che così capiamo e poi passiamo comunque. Sul quadrato, io lo alzo per farvelo vedere, vado a mettere una noce di composto, abbastanza, voi fate col cucchiaio. Quando ho messo la mia noce di composto, vado a chiudere a metà o a punta un triangolo. E già questo potrebbe essere un formato di pasta, un fazzoletto. Oppure, aspetta. È importante quando chiudete il triangolo schiacciare, guardate, schiacciare bene i bordi, perché se non si sigillano, se sentite che è molto asciutto, non riesco a schiacciarla, a far venire un pennello con un po' di acqua nei bordi, ok? Quindi il mio triangolo dovete unire le punte della base una sopra l'altra, si devono abbracciare e deve venire questo, ok? Quindi no, guardatevi, non è questo, scusate, non è questo sotto, ma è se io mi appoggio sopra il tagliere così e alla fine il cappellaccio. Questo sarebbe il formato del cappelletto tradizionale romagnolo. Facendo il formato così grande l'ho chiamato cappellaccio. Ok? Però sarebbe fatto più piccolo il cappelletto. Perché se io faccio vedere un'altra cosa che cambia poco, se io piego leggermente, metto il dito al centro e unisco, questo è il tortellone perché è la forma del tortellino, ok? E vedete che ha stessa quantità, stessa pezzatura, ma formato completamente diverso. Voglio fare il tortellone? Non posso fare, nulla me lo vieta, però tenete presente che abbiamo due formati diversi, ok? No, la cottura, allora questa è pasta fresca. Due accorgimenti, lascio gli stesi e cominciamo a mettere la pasta. Acqua abbondante in ebollizione, importantissima. Poi la cottura di questa pasta fresca, io la faccio la mattina, la cuocio a pranzo, la posso tenere su un vassoio di cartone leggermente spolverato di semola, perché tenete presente che io qui ho una faccia molto umida, questa è molto umida. A livello industriale, quando ci sono dei quantitativi molto grandi, si cerca di avere meno liquido possibile, addirittura si tende ad asciugare con un po' di pan grattato, che la sua funzione è quella di asciugare, perché qui questo si inumidisce, se si attacca o si inumidisce si buca, quando lo vado a cuocere mi sporca l'acqua, non lo posso più utilizzare, mi rimane solo la pasta, ok? L'altra cosa importante è, sì, guarda, basta tirare al centro e schiacci. Ok, butto giù in acqua bollente salata,
ritornano su 1-2 minuti, li tolgo e li salto in padella, hanno una cottura velocissima. Qualcuno mi chiederà, li posso congelare? Sì, però sarebbe bene avere un abbattitore. Perché il problema qual è? Ho un prodotto ricco di acqua, se lo fate nel freezer di casa, dove magari è stracarico, dove aprite e chiudete continuamente, quindi non ho neanche la temperatura reale, non sono neanche in meno 18, questo ci mette 8-10 ore, i cristalli di ghiaccio che si formano sono grandissimi, quando io vado a cuocere la mia pasta si rompe tutta, vi si frantuma. Quindi, possibilmente abbattitore o altrimenti freezer a pozzetto vuoto, mi viene da dire, vassoio di cartone coperto con una messo dentro una busta di nylon e una volta che hanno ben congelati li riunite tutti insieme dentro un sacchetto. Questo non vieta che si possono spaccare, cerchiamo di fare delle farce meno acquose possibile. Ma poi quando li cuoci? Allora ci va qualche cosa in più. E da surgelato li versate in acqua. Perfetto, bravo, vai avanti. Li versate in acqua che non deve bollire così forte, deve sobbollire, quindi neanche quasi bollire, è una cosa più, se no si rompono tutti. Io quando devo fare il tortellino in brodo, e magari ecco, o il cappelletto in brodo, siccome abbiamo una catena di montaggio per le, e quindi ho il fresco, la battitore a casa, partiamo che siamo io, mio marito, mia sorella, la mia mamma, siamo uno staff, produzione tortellini e cappelletti a secondo i gusti, sono formaggio con la carne, tortellino, eccetera. E quando li cuocio io mi tengo un legame di acqua salata dove immergo qualche minuto il tortellino congelato, appena ricomincia a bollire li tolgo e li metto nel brodo, ma per dar modo di far togliere un po' della farina in eccesso, la botta di freddo che prende, perché corre il rischio invece di intorbidire molto il brodo, perché il brodo è bello che sia limpido, però è proprio 3 minuti, proprio un attimo per togliergli la temperatura ghiacciata, diciamo, e poi passarli nel brodo. Come va la Flavia? Sì. Allora, noi così ci rendiamo conto anche quanti ne vengono con 2 uova, li contiamo. Si possono pesare una porzione sui 150, ma poi li dipende, perché io vedo che a casa mia non fanno testo il peso. Non so da voi, sai che qua siamo in supercazzo. Cioè, a pensare che io da piccolina, siccome la mia nonna, cioè da noi c'è questa, il cappelletto era il cibo delle feste, ormai si mangia anche tutti i giorni, mi viene da dire, però era il cibo delle grandi feste e li faceva la mia nonna, quindi il mio papà, la famiglia, la parte di mio papà, e la mia nonna mi diceva sempre, non capivo per quale motivo, per devozione devi mangiare, ma perché era un rispetto nei confronti di un cibo delle feste, quindi dei giorni importanti, che era quasi una celebrazione. Ho scoperto poi dopo che io sono allergica alla noce moscata. Dentro la farcia c'è la noce moscata, quindi io quando li mangiavo avevo sempre mal di stomaco. E perciò la piccolina dicevo no, non li voglio, no, non li voglio. Il mio papà rispettosissimo, mi prendevo delle sberle per i cappelletti. Io ho ricominciato a mangiare i cappelletti a 30 anni. Fino a 30 anni non li ho più mangiati. Però Cristina, quando li prepari al mattino li lasci fuori? Se li faccio al mattino per il pranzo, guarda, li lascio fuori sul vassoio, coperti con un panno, un posto fresco anche in frigo. Altrimenti ci sono dei telai rettangolari con una rete, che se uno un po' di fai da te li può fare utilizzando la rete delle zanzariere, per dirvi, io ho degli amici che se la sono fatta perché non costano neanche poco, e su questi telaietti che traspira perché è buttata li puoi appoggiare lì, quelli vanno benissimo per far asciugare la pasta lunga, un tagliolino, una tagliatella, una pappardella, ma anche per appoggiare, anche perché è forato, se devi congelarlo passa il freddo molto più velocemente e di conseguenza
comunque se devi farli la mattina per la sera li metti in frigo di fatto. Sì, perché c'è la farcia. Se metti che fai la farcia con la carne, il tortellino che poi in alcuni casi si fa crudo, cioè dobbiamo sempre lavorare in sicurezza. Metti qui la... Allora, tutti questi pezzi di pasta qui si fanno mal tagliati. Si spezzettano o si fanno seccare oppure si tagliano. Oppure li tagliate così, li fate seccare, li usate per, potete far asciugare proprio all'aria con una busta o congelarli, pasta fagioli, pasta ceci, vanno benissimo. Non sprechiamo niente. Altrimenti qui dalle nostre parti c'è una pasta dimenticata che adesso sta tornando, che si chiama pasta battuta. È pasta battuta. Non è altro che tutti questi qui, un po' infarinati, battuti col coltello, proprio da battute, vengono fuori dei pezzettini tipo i grattini, per intenderci. Ed è la pasta battuta che una volta si faceva magari la minestrina. E ci sono delle vecchie ricette, c'è buonissimo, una zuppa di spinaci con le vongole e la pasta battuta, che è qualcosa che era un piatto dei pescatori e adesso c'è un po' tutta la rivalutazione, no? Di quello che si fa del territorio. Allora, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20. Una trentina, con due uova di questa misura, una trentina. 10 a testa mi basta, no? Diciamo che due uova è la porzione per 3, anche per 4, però di quelli che mangiano, due uova, 3 persone, ok? Anche la Sony. Allora, finisci di chiudere, andiamo con così. C'è figo, mi sembra. Credo che ci sia il figo. Date un'occhiata al figo, se cavo un po' di schiacco. Sì, però devi fare un po' di schiacco. Sì, però devi fare un po' di schiacco. Eh? Con la casa. E c'è la senza. Lo sai che devi fare la giornata. Quando galleggia un minuto e poco. Sì, un minuto. Brava. Che è, sei a posto. Ah, è. Allora, quando usate il guanciale, la pancetta, se è un cucchiere, io adesso ho messo appena un filo d'olio, ma potevo benissimo non mettere l'olio, questo butta fuori il grasso, fa rosolare all'interno del suo grasso. Qui no, mi è venuto perché l'ho fatto. Ciabatta calda, tagliata a metà, pancetta rosolata, aglio rosmarino, aceto bianco di vino e poi messo sopra il pane. Ma la focaccia di rosa di ieri. Ah, bravo, potreste essere un'idea. Allora, man mano che producete mettiamo sui cartoni. Ragazzi, cominciate a raccogliere i cartoni tortellacci. Come fa a
fuori. Il grasso tenderà a rispondere un po' troppo. Vedi, è magro, è un piattino magrissimo. Che testa. I cartoni sono là dietro. Ci passate un cartone di... Ok, a che punto siete? Posso cominciare a cuocere? Ne avete un altro? Ok, eccoli tutti. Mettetela la faccia, non fate, ce l'abbiamo. Tutti gli scatti